Rimanendo ancorati alla lettura della partita, per la reazione dopo lo svantaggio, probabilmente la tua squadra avrebbe meritato il pareggio. Ma assolutamente, ma credo proprio nell'arco della partita, non solo dopo il gol e la reazione che abbiamo fatta, che comunque abbiamo preso due traverse, un salvataggio nella linea, comunque abbiamo creato, abbiamo costruito, siamo arrivati lì, abbiamo preso credo 10, 11, 12, 13 calcio d'angolo, non so adesso di preciso, però abbiamo fatto la partita anche oggi, purtroppo poi alla fine perdi e io non riesco poi a giustificarmi né con voi giornalisti né con i tifosi né con la società, perché poi alla fine quando perdi un derby così 1-0 fa male, un derby che non meritava assolutamente di perdere, al di là appunto come dici tu che oggi purtroppo ci siamo inchiodati lì dove eravamo tre partite fa, gli altri corrono e siamo un penultimo in classifica, ma questo non bisogna assolutamente nascondersi, però oggi io non mi sento assolutamente di dire nulla ai miei ragazzi, anzi hanno fatto quello che dovevano fare, l'abbiamo preparata bene, non abbiamo concesso niente a Orsolini, non abbiamo concesso niente a Cagino, non abbiamo concesso niente agli attaccanti dell'Ascoli, abbiamo preparato la partita giusto come è giusto che sia, cioè, l'abbiamo fatta con attenzione, l'abbiamo fatta con cattiveria, io poi alzo le mani e devo chiedere solo scusa perché la posizione non è quella che noi tutti quanti speravamo tre partite fa che fosse, insomma. Ecco, il dato paradossale è questo, no? Orsolini blindato nella morsa che ha funzionato molto bene con Di Noia spostato nel ruolo di terzino e Defendi che lo proteggeva. Gatto non pervenuto, Cascia nessun tiro in porta, Favilli il colpo di testa del gol che decide il match e null'altro. Quindi diciamo le quattro punte dell'Ascoli disattivate, però si perde. Sì, perché poi la differenza la fai quello, io tutti i dati che ho dato bene, benissimo, perché poi alla fine cosa succede? Che loro vanno a fare due calcio d'angolo, uno nel primo tempo e uno nel secondo, di cui il secondo tempo Favilli ha spaccato la porta, ed è quello che forse io posso un attimino così dire ai miei ragazzi, che bisogna essere più cattivi, più determinati, consapevoli di poter andare a fare male anche noi, anche nelle palle inattive, perché non possiamo proporre così tanto gioco e poi alla fine finalizzare l'azione così poco come facciamo noi, perché dobbiamo essere più convinti e più cattivi nel fare le cose, e forse è l'unica cosa che in questo momento qui questa squadra fino ad oggi ha peccato. Mister, forse la recriminazione potrebbe essere un approccio, probabilmente per essere un derby sentito a Terni, un po' troppo molle nel primo quarto d'ora della ripresa, dove poi in realtà è arrivato il gol dell'Ascoli. Ma no, non credo che l'approccio alla partita o l'approccio al secondo tempo sia stato così, non l'ho visto così. Noi siamo stati, a differenza di altre volte che invece eravamo un po' troppo spregiudicati, siamo stati un po' più attenti, perché avevamo detto assolutamente quello di vincere la partita ma non di perderla, cioè forse non ci ha permesso di essere magari aggressivi come lo eravamo tante volte, però era una partita preparata così, cioè non dargli spazi, non dargli essere sempre corti e per una volta magari partire anche noi su qualche ripartenza, perché abbiamo i giocatori giusti, adatti sugli esterni e con le mezze ali comunque per avere gambe e andargli a fare male come è successo tante volte.